Ben ritrovati ragazzi al nuovo episodio di Cucina da Coglioni. Come ormai sapete benissimo, è l'1:20 e come sapete all'1:20 mi viene fame di schifo. Questa volta creeremo un piatto ancora più semplice di quello precedente. Si tratta dei mitici e inimitabili Sai Che Bom. Ah, porco Dio, sono qua. Eccoli qua. Il bellissimo. Piano piano che si rompono. Per cucinare i nostri Sai Che Bom ci serve innanzitutto una pentola. Come potete notare dai Sai Che Bom che abbiamo già fatto vedere, non sono quelli dentro il contenitore loro, ma sono dei Sai Che Bom più grandi che costano di meno. Si prende questa pentola e la si va a riempire d'acqua. Così va benissimo. Meglio un po' di più, io schifoso. La mettiamo nel fuoco ed apriamo. Che bellezza! Porca la mosca! Ascrivi! Bene, recuperiamo ciò che c'è caduto buttiamo tutto dentro, neanche stessimo smorrando in culo a Gesù Bambino. Va bene così. Questa è la bustina che ci servirà come condimento. Buttiamo il rimanente con gli Mr. Crema e prendiamo del sale e del pepe. Piace un po' pepato, non sciocche. Direttamente nell'acqua. Insieme ad un po' di sale. Ora prendiamo una forchetta. Prendiamo il condimento e lo aggiustiamo un po' per farlo andare al fondo e apriamo. Buttando tutto dentro e mescolando per prendiamo il coperchio e chiudiamo. Stato incoronato in croce sporco col culo pieno di merda che gli hanno sborato dentro tutti quanti, compresi i cristiani e anche suo padre, bastardo schifoso. Io schifoso, maledetto bastardo, ma ho una puttana schifosissima col cazzo pieno di merda nel culo. Perfetto. Prendiamo il contenitore e andiamo a buttarlo via perché siamo persone ordinate. Ricordate sempre bambini di fare la raccolta differenziata, che salverà il mondo. Bene, ora dovremmo solo aspettare. Ci rivediamo a fine del taglio. Ben trovato, avanti ragazzi, con il Sai Che Bom che sta bollendo. In questo frangente dobbiamo semplicemente smuovere un pochino e separare il blocco. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Ci mettiamo la forchetta per non sporcare. Mi stava bussando. Questo lo mettiamo così. Andiamo a prendere il nostro contenitore. Dove cazzo è?
contenitore preferito per mettere, sai che boh. Ci posizioniamo in questa zona. Mettiamo qui il bicchiere di questa spugnetta per fargli un po' di pressione che non si muova tanto. Si prendono queste formine, che non sono formine ma pezzi di plastica, e si prende la pentola. E travasiamo tutto. Questo è il secondo episodio ufficiale di Cucina da Coglioni. Mi raccomando, iscrivetevi e mettetevi tanti 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 like quanti cazzi avrò preso vostra mamma.